stanotte San Siro è ancora il cuore pulsante di Milano, 80.000 spettatori sugli spalti. Ci sono uomini che nascono con una predisposizione naturale, un calcolato destino. Quelli per cui essere leader appare agli occhi di tutti come un fatto ovvio. Essere capitano. Un traguardo preassegnato, percorsi a senso unico, esclusivi ed irripetibili. Il primo capitano del Milan nel 1900 è stato David Ellison. Poi è toccato per 7 anni a Herbert Kipling. Due inglesi. Da allora ne sono passati tanti dal Prato di San Siro, per lunghe ere o per periodi di transizione. Nomi scolpiti nella memoria di tutti o riservati agli specialisti. Personaggi lontani nel tempo come Aldo Cevenini o Mario Magnozzi, campioni di molte glorie e capitani di breve corso come Giuseppe Meazza, Gunnar Nordahl, Albertino Bigon, Aldo Maldera, Fulvio Collovati. Il Milan è andato in vantaggio. San Siro ha raddoppiato il Milan. Tra questi brillano di luce straordinaria alcune stelle. Quelle che hanno segnato la storia del club in modo indelebile. Hanno avuto la responsabilità, l'orgoglio e l'onere di guidare per intere epoche una delle squadre più forti del mondo, la nostra squadra. Attenzione, attenzione, il Milan è passato in vantaggio. Pericoloso, rete! Ha raddoppiato il Milan. Il Milan è in vantaggio. Parliamo di quei calciatori che nel calpestare i più prestigiosi manti erbosi del mondo hanno lasciato un'impronta che va al di là del gesto tecnico, del risultato conseguito. Ha vinto l'ottava edizione della Coppa dei Campioni. Milan è campione d'Europa! Parliamo di quei giocatori che dopo la stretta di mano all'avversario e il calcio d'inizio riconosci, a prescindere dal numero che portano sulla schiena, a prescindere dalla fascia che portano sul braccio sinistro. Vere e proprie pietre miliari della storia rossonera. Carisma, personalità, successo. Il Milan vince la Coppa dei Campioni 4-0. Paolo e Cesare Maldini, Franco Beresi, Gianni Rivera, Nils Liedholm. Nella storia del Milan, il capitano ha sempre rappresentato la sintesi perfetta tra il prestigio della maglia indossata e la vocazione di chi, portando al braccio pochi centimetri di stoffa, sappia rappresentare in campo e nello spogliatoio un riferimento certo e aggregante per tutti. Il Milan è in vantaggio! Bandiera, icona, simbolo. Possono essere tanti i sinonimi per etichettare il capitano di una squadra. Comunque lo si chiami, nel Milan sarà sempre il titolo di un romanzo straordinario che passa di mano in mano in una staffetta senza soluzione di continuità. Protagonisti nei quali i compagni di squadra, i dirigenti, i tifosi si riconoscono e si identificano. Sono i nostri capitani.